Questo programma è offerto da Vitaler e Medicasa. Changing Care with you. Cambiare l'assistenza insieme a voi. Su Radio ISAB, Mondo SLA. Mondo SLA con Lorenzo D'Andrea. Buongiorno e benvenuti in questa nuova puntata di Mondo SLA con me, Lorenzo, per andare a vedere e sviscerare tutti gli argomenti che fanno parte appunto di questa patologia. Però oggi è una puntata particolare, parleremo del Servizio Civile 2023 con le domande e le candidature che scadono il 10 di febbraio per tutti quei ragazzi dai 18 ai 28 anni che intendono partecipare a un'attività di volontariato che tra l'altro ha anche un minimo di retribuzione. Vi ricordo che ci potete seguire sicuramente su tutti gli smartphone con l'app iOS e Android, ma anche su tutte le TV, quindi Amazon Fire Stick, Android TV ed Apple TV, nonché il nostro sito radioisa.it, dove con il puntatore oculare sicuramente potete sia ascoltarci che vederci in video. Allora io non perdo tempo perché abbiamo già collegato appunto Roberto Stanchi, referente del CSV Abruzzo. Radio ISAB. Come preannunciato sulle pagine social e tutti i nostri canali, quindi Radio ISAV ma anche Associazione ISAV, oggi sabato parliamo del Servizio Civile 2023. Non lo farò da solo, sapete benissimo, perché abbiamo un ospite. Do il benvenuto ai microfoni di Radio ISAV a Roberto Stanchi, referente del CSV Abruzzo. Roberto, buongiorno. Ciao, buongiorno a tutti. Grazie Lorenzo, grazie dell'invito. No, grazie a te per averlo accettato e per esserci rivisti dopo il convegno delle web radio che avete fatto voi a Chieti, tra l'altro una giornata bellissima. Allora Roberto, facciamo un excursus storico da come nasce il servizio civile, perché è importante per capire qual è l'essenza del servizio civile. Ne parlavamo nel fuori onda, non è un lavoro, sì. E ti dà delle competenze diverse. Comunque, partiamo da qui. Sì, il servizio civile non è un lavoro, nasce dall'obiezione di coscienza, nasce dall'articolo 52 della nostra Costituzione. Adesso magari dirò una cosa un po' forte: l'articolo 52 della Costituzione dice che la difesa della patria è un sacro dovere del cittadino. Ecco, subito dopo la guerra, ovviamente l'unico modo in cui veniva inteso utile per difendere la patria era il servizio militare. Grazie alla battaglia, alla lotta di tanti obiettori di coscienza, oggi è stato poi riconosciuto il servizio civile. La prima legge fu fatta nel 72 e oggi siamo arrivati nel 2017, dopo anni e anni di sentenze della Corte Costituzionale, al riconoscimento del servizio civile universale, che nasce però nel 2001. E quindi la base del servizio civile è la difesa non armata e non violenta della patria, cioè che si può difendere la patria anche in modo alternativo, in progetti di utilità sociale, in diversi settori. Questa è un po' l'essenza del servizio civile. Quindi alla base del servizio civile c'era sicuramente tutta quanta il tema della pace e della non violenza. Eh sì, un tema importante che poi noi riportiamo nelle nostre associazioni. Allora Roberto, entriamo un attimo nella questione. Il servizio civile è uguale in tutte le regioni? Allora, il servizio civile sì, è uguale in tutte le regioni come regolamentazione, nel senso che i volontari vengono tutti quanti gestiti secondo un prontuario che è uguale per tutte quante le regioni. In alcuni casi il servizio civile magari può essere supportato anche dalle regioni, che possono fare ulteriori bandi rispetto a quello che è appena uscito e che è in scadenza il 10 febbraio. Quindi possono aggiungere delle risorse a quelle ministeriali, per intenderci. Sì, come in tutti i settori si potrebbero tranquillamente farlo, però diciamo che nella regione Abruzzo questo in questo momento non avviene, però i posti disponibili nella regione Abruzzo in questo momento sono oltre 2000. Già coprire quelli sarebbe una bella cosa. Per esempio, molti corpi
posta di coperti, alcuni ragazzi hanno addirittura rinunciato dopo aver iniziato il percorso. Poi di questo ne parleremo, delle rinunce. Allora, Roberto, tu sei del CSV Abruzzo, che ruolo svolge il centro servizi per il volontariato della nostra regione in questi bandi? Allora, il centro servizio per il volontariato intanto non si occupa esclusivamente di servizio civile, ma è sostegno a tutte quante le associazioni di volontariato e agli enti di terzo settore che da poco sono chiamati con questa denominazione. Noi facciamo assistenza, consulenza fiscale, amministrativa e di progettazione. Nel servizio, il servizio civile, poi ci occupiamo tantissimo, la nostra area più grande, quella in cui crediamo di più, è tutta quella che concerne la promozione del volontariato e della città attiva. Tu hai prima citato il Festival del Web Radio, e quello è un modo per noi per fare promozione del volontariato della cittadinanza. In questo scenario è una fetta importante per il nostro CSV. Noi come CSV Abruzzo ci crediamo, anche perché è il servizio civile è linfa vitale per le nostre associazioni, per il nostro territorio. Se questo bando dovesse andare bene, riusciremo a mettere sul territorio 743 operatori volontari che insomma male non fanno a tutto quanto il nostro settore sociosanitario della regione Abruzzo. Quindi siamo molto importanti, questo ci consente anche di entrare in relazione con le associazioni, ci permette di fare rete con le associazioni, perché magari dal servizio civile poi escono altri bandi, ci permette di entrare nelle scuole con i nostri ragazzi ad aumentare la promozione del volontariato della cittadinanza attiva. Insomma, è molto utile per noi. L'ultima domanda di questa prima parte, Roberto, te la faccio su questo. Il servizio civile 2023 è rivolto solo alle associazioni e quindi in particolare di volontariato, o per esempio partecipano, che ne so, le cooperative? Giusto per fare chiarezza. Allora, al servizio per partecipare al servizio civile universale bisogna essere enti accreditati presso il Dipartimento. Per essere enti accreditati al Dipartimento possono accreditarsi anche i comuni, le cooperative sociali, le associazioni di promozione sociale, quindi non sono soltanto le associazioni di volontariato che possono far questo. È ovvio che tutto quello che muove il sistema è un sistema valoriale, nel senso che è fondato, come dicevamo prima, sulla pace, e quindi e sono tutti quanti progetti di utilità sociale, che servono, diciamo, progetti di cittadinanza attiva per migliorare le cose che non vanno. Roberto, l'ultima domanda, che doveva essere quella di prima, invece è quella di ora, ad occhio. Come sono suddivisi gli enti che partecipano per il reclutamento dei ragazzi del servizio civile? Cioè, in percentuale, quante sono le associazioni, gli enti, tipo i comuni e le cooperative? Guarda, su questo la domanda risposta precisa non ce l'ho, però ti posso dire che noi siamo nati, abbiamo cominciato ovviamente perché quella era la nostra mission, per l'associazione di volontariato. Adesso anche tantissimi comuni stanno entrando in questo nel sistema, e laddove sono comuni comunque interessati, che hanno valori, persone che comunque seguono i progetti, allora può essere importante anche un progetto all'interno del comune, altrimenti anche per gli stessi ragazzi diventa problematico. A volte sono anche le stesse associazioni di volontariato che si fanno carico anche di situazioni che i comuni non riescono a portare avanti, ma questa da un lato è una difficoltà, perché comunque ovviamente il comune non ha la stessa capacità organizzativa e forse anche valoriale che hanno le piccole associazioni, però da un lato questo è sostegno al territorio, perché
le associazioni magari che supportano i comuni danno una mano a tutto quanto il contesto. Devo dire la verità che ci sono anche comuni con sindaci di larga veduta che fanno anche delle belle cose. Il sindaco che per esempio tu hai conosciuto, di Gagliano, che ha la web radio, è un sindaco molto giovane, molto attivo sul tema della cittadinanza attiva. Devo dire che i piccoli comuni sono molto più vicini alle associazioni di volontariato, al sistema delle associazioni di volontariato, cosa che si fa difficoltà nei comuni un po' più grandi. Sì. Allora, Roberto, noi ci fermiamo un attimo, poi entriamo nel vivo della questione per capire quali sono i progetti in Abruzzo e quali sono le caratteristiche per i ragazzi e quindi per iscriversi e partecipare, andare a vedere anche la piattaforma. Radio Isav, io sono ancora vivo. Lorenzo con voi, ma anche con Roberto Stanchi, che è il referente per il CSV Abruzzo. Stiamo parlando di Servizio Civile 2023. Abbiamo fatto un'anticipazione nella prima parte di quella che è la storia di come funziona il servizio civile in generale, con l'entrata anche, oltre che alle associazioni, anche di comuni, piccoli comuni che fanno però la differenza, l'abbiamo visto precedentemente. Roberto, che progetti sono stati presentati in Abruzzo, non dico specificatamente però in linea generale, e quali sono i requisiti dei ragazzi per partecipare e dove iscriversi? Allora, intanto, forse abbiamo già accennato prima, la scadenza del bando è il 10 febbraio, salvo proroghe che potrebbero arrivare, ma su cui non conterei per adesso. E per partecipare bisogna avere, possono partecipare tutti quanti i ragazzi tra i 18 e i 28 anni, 29 non compiuti, quindi 28, 364 giorni. Che particolarità hanno questi progetti? Ce ne sono veramente, abbiamo 743 posti disponibili al momento di volontari, abbiamo 28 progetti e anche tornando a quello che dicevamo prima, abbiamo 140 enti coinvolti, quindi quella rete di cui stavamo parlando. Per partecipare al bando è necessario avere lo SPID di livello 2, la domanda si fa esclusivamente online, possono partecipare tutti quanti i cittadini italiani, come abbiamo detto, ma anche tutti quanti i ragazzi stranieri regolarmente soggiornanti in Italia. Questa è una delle ultime conquiste dell'ultimo provvedimento del Servizio Civile Universale. La domanda si fa online, noi abbiamo uno sportello che è aperto tutti quanti i giorni per dare assistenza ai ragazzi, sia per l'orientamento ai progetti, ma anche per l'assistenza alla compilazione della domanda. Questo un po' il discorso. Allora, invece, Roberto, sicuramente i ragazzi vogliono sapere, o chi delle famiglie ci sta ascoltando, che magari è un figlio che potrebbe partecipare, quante ore settimanali ci sono, come vengono recuperati, se ci sono dei permessi, che ne so, ma anche il discorso della retribuzione per arrivare poi all'obiettivo del servizio civile. Sì, questa è io la dico sempre per ultimo, adesso la dico perché me l'ha chiesta te, c'è un piccolo rimborso di 444 euro che sicuramente fanno comodo e non deve, secondo me, essere quello che muove la scelta. Prima abbiamo parlato, fammi fare una specifica su questa cosa, prima abbiamo parlato di opportunità, 743 opportunità per i ragazzi del servizio civile. È un'opportunità, ma prima di tutto, secondo me, è una scelta. Cioè, io scelgo di fare il servizio civile, se tu scegli di fare il servizio civile fa la differenza. Se invece per te è un'opportunità, è facile che rimani 3 mesi, poi vai via, oppure fai 12 mesi che non hanno senso. Se rimane soltanto un'opportunità, è equiparato al vecchio servizio militare, dove i ragazzi passavano le loro giornate a fare così con il dito, a girare la piaga. Quindi è una scelta, quindi invito tutti quanti i ragazzi, se qualcuno magari dovesse mai sentire, ascoltare questo, spero che siano in tanti ad ascoltare questa trasmissione, di
di farlo con coscienza, nel senso che prenderla a questo, il suggerimento che do rispetto a questo è che di leggersi bene tutti quanti i progetti, e laddove c'è qualcosa che magari può interessare, anche di informarsi meglio, anche visitare l'associazione, l'ente, telefonare, perché magari anche il contatto, il colloquio, il vedersi da un feedback sia positivo che negativo. Questo è importante. Eh sì. Non so se ho risposto alla domanda, allora non mi ricordo neanche che domanda. No, hai risposto, Roberto. Hai detto che non è equiparabile un'opportunità di lavoro. Hai detto sicuramente che non lo si fa per la retribuzione, ma per il volontariato. È una scelta personale che, ti dico la verità, se avessi avuto l'opportunità di conoscerla io a 20 anni, l'avrei sicuramente sposata, perché mi sarei portato a vita questa esperienza. Andiamo invece sul lato tecnico, nel senso, ore settimanali, la formazione che si fa praticamente lì da voi e la formazione che poi ogni ente deve andare ad erogare al ragazzo prima dell'effettiva attività che ogni ragazzo va a svolgere in un qualsiasi ente. Sì, sì, c'è un... ovviamente questi posti non sono campati per aria, ma vengono basati su dei progetti che vengono in qualche modo, diciamo, approvati dal Dipartimento, dove ci sono scritte tutte quante una serie di cose, tutte quante le attività che i ragazzi dovranno fare durante il servizio, quante sono le ore di formazione generale specifica. La formazione c'è una parte generale, che è quella un po' che dicevamo all'inizio, o di quelli che sono gli aspetti valoriali del servizio civile, quindi l'articolo 52 della nostra Costituzione, l'articolo 11, l'Italia ripudia la guerra, tutta quanta la storia del servizio civile, con questi personaggi che sembrano delle persone, diciamo, tranquillissime, invece sono personaggi che hanno fatto la storia del servizio civile, probabilmente anche della nostra nazione, quindi anche conoscere tutte quante queste realtà. E ci sono moduli sulla cittadinanza attiva, su quelle che sono le forme di partecipazione, sulla progettazione. Questa è la parte generale, questa viene gestita dal CSV Abruzzo, quindi dall'ente capofila. E poi c'è tutta quanta la formazione specifica che viene fatta all'interno degli enti, perché è ovvio che noi come ente capofila possiamo fare tutta quanta la parte, la gestione generale, e poi tutta quanta la parte specifica di come si realizzano le attività, di quali sono le competenze necessarie, questa viene gestita dagli enti dove i ragazzi vengono accolti, perché questi 743 volontari, magari questa cosa spieghiamola, è vero che fanno capo a tutte quante l'ente capofila, ma questa cosa è possibile solo grazie alla partecipazione di tanti enti come ISAV, che partecipano con noi alla progettazione, alla coprogettazione dei programmi. Ci sono tutta quanta una serie di figure che sostengono i ragazzi. Uno, il più principale, è l'operatore locale di progetto, che segue i ragazzi in tutte quante le attività. E i ragazzi hanno, come dicevamo prima, al termine del servizio un riconoscimento delle competenze che gli vengono in qualche modo certificate, cioè loro alla fine del servizio gli verranno certificate delle competenze, c'è tutto un sistema di tutoraggio che certifica queste competenze, che vengono scritte da un ente esterno, non dal CSV Abruzzo. Loro stanno facendo proprio in questi giorni, hanno cominciato questa fase, e ci sarà la certificazione delle competenze, che appunto vengono certificate da un ente esterno. Queste sono sicuramente competenze che possono tranquillamente scrivere su un curriculum. Sì. Allora, Roberto, noi ci fermiamo nuovamente, poi andiamo a vedere il nostro progetto, quello di ISAV in partenariato, e perché allora a motivare ai ragazzi perché scegliere ISAV o un altro ente. In questo caso, ovviamente, siamo su Radio ISAV, parliamo anche di ISAV. Radio ISAV. Io sono ancora vivo. Ultima parte su Mondo SLA con Roberto Stanchi, referente del CSV Abruzzo. Stiamo parlando del Servizio Civile 2023, un'occasione per tutti i ragazzi dai 18 ai 28-29 anni, sono più preciso. Abbiamo visto qual è la formazione, sia quella generale che quella specifica, che poi si fa in ogni singolo ente.
Io in questa ultima parte, Roberto, ti voglio chiedere questa cosa, perché poi i ragazzi, quando andranno sulla piattaforma a cliccare sul progetto e a vederli tutti, si troveranno magari ISAV con lo stesso titolo di progetto che è quello di altre realtà che poi noi ci conosciamo tutti qui a Pescara, si chiama Quasi Amici. Allora, vogliamo spiegare anche questo, perché questo tipo di progetto in coprogettazione con voi, CSV Abruzzo, si fa con più associazioni? Sì, si fa con più associazioni perché proprio queste sono le ultime linee del Dipartimento. Che sono quelle di lavorare su programmi generali che rispondono ad obiettivi dell'Agenda 2030. Ogni programma risponde ad un obiettivo o uno o più obiettivi dell'Agenda 2030 e i programmi sono composti da più progetti. Ogni progetto può essere composto da può prevedere la partecipazione e la collaborazione tra più ampi. Ovviamente questo dà forza al progetto sia in fase di valutazione da parte del Dipartimento, ma probabilmente laddove la collaborazione si realizza fattivamente dà anche un contributo, un valore aggiunto al progetto stesso. Perché a volte magari le stesse associazioni mettono insieme diverse risorse e quindi anche nella formazione magari un modulo gestito da di formazione è gestito da un ente piuttosto che un altro da un altro ente. Anche per quanto riguarda le risorse tecniche e strumentali, magari che sono Radio ISAP, in questo caso potrebbe mettere a disposizione sicuramente la radio per fare una comunicazione più efficace. E quindi sicuramente questo è utile per una migliore realizzazione del progetto. Eh sì, allora il nostro progetto si chiama Quasi Amici, troverete con noi altre associazioni, sono quattro in particolare oltre a ISAV. Roberto, tu per chiudere hai visto un po' tutti i progetti, cosa ti piace e che cosa non ti piace di ISAV? Cosa mi piace? Vabbè, mi piace di ISAV che tutto quello che fa, per quel poco che vi conosco, lo fate col sorriso sulle labbra, no? Prima dicevamo che molto spesso il volontariato non si avvicina più ai giovani, forse è questo il motivo, perché noi pensiamo sempre al bisogno, alla necessità, presentiamo a questi ragazzi il volontariato come un qualcosa, c'è l'anziano da aiutare, il ragazzo da supportare, quello da aiutare a fare i compiti, una frana da ricostruire, un territorio abbandonato, cioè si pone sempre l'accento sul lato negativo e forse affrontare anche i problemi col sorriso, con la passione, la forza, con valori positivi, e questo credo che sia quello che fa ISAP, a me piace tanto, insomma, a volte io mi vedo e dico, ma questa non è la sfida fanno, cioè nel senso che mi piace perché magari voi stessi avete delle situazioni particolari, supportate famiglie in diverse situazioni, ma poi uno vi vede, ma questi che fanno la radio, si divertono, sorridono, cioè, però non è così. E secondo me questo è il messaggio che deve passare ai giovani. I giovani si allontanano dal volontariato perché non vedono il volontariato come qualcosa... passami il termine, da sfigati. Invece non è niente, non c'è nulla da... di sfigato nel fare volontariato o fare assistenza agli altri. E questo credo che sia quello che mi contraddistingue e che credo che debba essere d'esempio per tante associazioni di volontariato. E se fossi un ragazzo, ma questo purtroppo non lo sono più, fare quello che mi spingerebbe a farlo con voi è il sorriso, quello che ci mette, cioè uno mi vede, io lo faccio là perché probabilmente è vero che la situazione è problematica e assistenziale, però farlo col sorriso è un valore aggiunto, no? Ti darà una forza in più. No, questo è così, Roberto. Poi alla fine tanto faremo una puntata anche con le ragazze che abbiamo avuto quest'anno e devo dire che hanno fatto di tutto, nel senso hanno fatto sia
i trasporti per i medicinali, hanno montato letti, hanno fatto la redazione di tutte le notizie della radio, sono venute qui a parlare della propria tesi di laurea, cioè gli abbiamo fatto fare praticamente tutto per renderle partecipe sia sulla parte associativa ma anche sulle loro passioni e perché no sulla radio. Quindi niente, Roberto, sei stato chiarissimo, quindi ripetiamo la scadenza, la piattaforma dove ci si può iscrivere. Allora, la scadenza è il 10 febbraio, le informazioni le trovate tutte quante sul csv.abruzzo.it, che poi vi rimanderà al Dipartimento delle Politiche Giovanili, di cui adesso non ricordo a memoria il link, però andate su csv.abruzzo.it, lì ci sono tutte quante le informazioni. Roberto, grazie, grazie sempre, grazie di tutto. Grazie a voi. Buona grazie, domenica. Grazie, grazie. Alla prossima. Grazie. Questo programma è offerto da Vitaler e Medicasa. Changing care with you. Cambiare l'assistenza insieme a voi. Su Radio Isav, Mondo SLA. Mondo SLA. Con Lorenzo D'Andrea.